1947, proprio a Torino, accade un fatto che ha dell'incredibile e che dà il senso, ancora di più, della grandiosità della squadra granata. 10 dei suoi uomini vestono contemporaneamente la maglia della nazionale, un record mai battuto e imbattibile. Ci sono tutti, manca solo Bacigalupo. L'avversario è l'Ungheria. Il Torino, vestito d'azzurro, vince per 3-2, doppietta di Gabetto e gol decisivo di Loic. È l'apoteosi. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà. Stagione 48-49, torna a Modena il Torino e la vittoria sarà ancora sua. Maroso da un saggio di abilità e insieme di esemplare correttezza. Arrembaggio di Mazzola, mischia e gol di Giuliano, sufficiente per vincere. L'Inter è la più forte avversaria, ma i gol fioccano ugualmente nella rete nerazzurra. Contro il fiorentista Maroso si spunta anche l'aggressività di Armano. Verso la Roma finalmente l'indulgenza. Grandi parate di Bacigalupo e poi i gol. I giallorossi hanno segnato sul rigore. Adesso pareggia Gabetto. Al gol della vittoria penserà Mazzola. Azione perfetta, finta di Lois, stangata di Valentino. Per il derby della Mole i figli recano in macchina omaggi per i padri. In questo momento Mazzola non è più un giocatore di calcio, ma un papà affettuoso. Una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino. Poi, dopo il pareggio di Cergoli, doppietto di Lois e delirio dei tifosi granata. Vetrina delle celebrità, Ballarin e Maroso, Rigamonti e Mazzola. Impossibile sottrarsi alle radio interviste. Battuta anche la Sampdoria. Un colpo di tacco di Menti e Mazzola non fallisce il bersaglio. Ostacolo duro il Bologna. Ossola, Gabetto e Menti studiano come poterlo aggirare. Con manovra avvolgente no. E allora ci penserà Mazzola al momento giusto. Rovesciata di Gabetto, tiro al volo, gol! Stupendo! 30 aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano. Rivediamoli in silenzio. Ascoltiamo il loro testamento sportivo. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. Fadini, avevano detto i critici, è destinato a un grande avvenire. 4 giorni. Possono inventarsi quello che vogliono al Meazza, ma col grande Torino non ci scherzi mica. Gli interisti Lorenzi Amadei sbuffano e incornano, ci provano da tutte le posizioni. Mirs e Campatelli si sbattono come leoni, potessero la caccerebbero dentro quei denti. Ma proprio all'ultimo, quando il pallone accarezza la linea di porta e il clamore dello stadio si fa intenso, spunta il guantone di Bacigalupo che ti dice di no. È il 30 aprile del 49 e per l'Inter è caccia grossa. Si gioca la quintultima del campionato, il Toro capolista è davanti di 4 punti. L'occasione è di quelle che non ci pensi due volte, e per di più il funambolico Mazzola è rimasto ai box col mal di gola. Per i nerazzurri è come centrare un termo all'occhio, ma puoi ringraziare il cielo finché vuoi. I campioni granata difendono gagliardamente lo scudo sul petto, contenendo con forza le folate nerazzurre sino al termine. La formazione dei nostri ragazzi in campo al Meazza: Bacigalupo, Ballarin, Martelli, Castigliano, Rigamonti, Fadini, Menti, Loic, Gabetto, Schubert, Ossola. La partita di Milano non è solo la chiave di volta della stagione, ma l'ennesima trama ordita alle spalle dal destino granata. Riavvolgiamo il nastro dei ricordi. Il preludio si consuma a febbraio, a Genova. L'amichevole fra Italia e Portogallo ci restituisce le immagini dei due fieri capitani Valentino Mazzola e Francisco Ferreira, baluardi delle rispettive nazionali e colonne indiscusse di Torino e Benfica. Tra i due c'è reciproca stima e si valuta l'ipotesi di un amichevole da disputarsi a Lisbona. A ben vedere doveva giocare al Bologna quella partita, ma di lì al 27 marzo, a contorno dell'amichevole azzurra in Spagna, si definiscono i dettagli per avere il Torino in Portogallo. Per il Torpedone Granata, apprezzato e richiesto in ogni dove,
e occasione di prestigio. La squadra è entusiasta all'idea, ma resta da convincere il presidente, quel Ferruccio nuovo che sotto quel sorriso sornione sa essere anche un padre di famiglia severo. Col passare delle settimane, sulla scia delle vittorie del Torino e di un campionato addirittura d'arrivo, Novo si convince. La trasferta si fa, ma ad una condizione: non perdere a Milano con l'Inter. 30 aprile, Valerio ci dà di colpi di reni. Il Torino frena le sterzate nero-azzurre e a pochi minuti dalla fine sfiora pure il vantaggio mandando al bar l'intera difesa interista. Finisce a reti inviolate. Delle 4 partite mancanti, 3 vanno giocate al Philadelphia, dove il Toro è abituato a cucinare gli avversari a fuoco lento, e a Milano questo lo sanno bene. C'è un buon margine di sicurezza per affermare che lo scudetto rimarrà in casa. Con questa certezza, il Toro parte per Lisbona, inconsapevole che la partita di Milano non ha solo segnato l'ennesimo tricolore sul petto, il 5° consecutivo del grande Torino, ma il semaforo verde al suo ultimo viaggio verso la leggenda. Crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati 2 dell'equipaggio. Questa è la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casa Albore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù, e Sentimenti non sapeva che Bacigalo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Diciotto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta, e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casalbore. E qui Casalbore lavorava fra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la 5ª volta consecutiva.
moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Crezza, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Super. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia. Più cupo dolore dell'indomani, i fratelli di Mazzola, la moglie di Dino Ballarin. E i figli, la bambina di Crezar, una figlia di Dino Ballarin. I bambini di Aldo Ballarin e l'altro figlio di Dino. Un tuffo al cuore. Dietro questa porta si è sentito rimbalzare una palla. Chissà se un giorno questi due saranno Gabetto II e Gabetto III. Il fratello dei Ballarin. In famiglia hanno sentito la notizia per radio. Due in una volta. E i due partono per Chioggia. Ed è tornata la domenica. Passano gli aerei sui cieli dei campi. In tutte le partite un minuto di silenzio. Modena-Lazio. Roma pro patria. Lucchese, Bari. Bologna, Milan. Inter, Atalanta. Genova, Novara. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata. Ma sul loro campo non si è giocato. Il sottopassaggio è rimasto vuoto. Negli spogliatoi gli armadi, il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe e i calzettoni che bevvero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga. Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il campo. Oggi niente palla al centro. Chi parla della morte come di un varco buio? Gli 11 sono davanti alla porta d'oro. Tra le nuvole è tornato l'azzurro. Azzurro sui cipressi. Loro, quando andava male, stringevano i denti e recuperavano, vincevano ancora. Sotto, ragazzi, granata. Adesso tocca a voi. Stringete anche voi i denti.